Accogliamo la Vergine addolorata. Signore, siamo impresse nel mio cuore. Thank you.
Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi. Gesù, perdona le nostre colpe. Perderci dal mondo dell'inferno, protegge tutte le anime e da sempre Cristo le nostre della tua misericordia. Santa Madre e noi Padre, che è il Signore, siano impresse nel mio cuore. Thank you.
Sette volte per ogni nostro dolore. Tu, il tutto incarnato, ti annienti sulla croce. Gemito di vita per l'umanità. E finalmente, abbandonati alle mani del Padre tuo, aprici la porta del... saluto. Gloria lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi guiderò un cuore nuovo. Dice blasfemo. Bebe, no bebe. Terza stazione. Gesù cade. Egli si è caricato delle nostre sofferenze. Si è addossato i nostri dolori. E noi le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Ma è proprio questo suo cadere nella polvere che rivela ancora di più il suo immenso amore. È pressato dalla folla, stordito dalle grida dei soldati, bruciante per le piaghe della flagellazione, colmo di amarezza interiore per l'immensa gratitudine umana, e cade per terra. Ma in questa caduta, in questo cedere al peso e alla fatica, Gesù si fa ancora una volta maestro di vita, ci insegna ad accettare le nostre fragilità, a non scoraggiarci per i nostri fallimenti, a riconoscerlo con le altre, a non essere indifferenti verso l'Italia, e ci dà la forza di concludere la porta a chi usa le nostre case, dentro sì, unità e pace. Consapevoli della nostra felicità, accoglieremo tra noi la felicità dei cittadini, perché sono e infatti nel fatto accorto del nostro cioè la nostra vita, e che rispetti anche lo volto del nostro Signore. Perciò, ogni spirito che riconosce il suo spirito, tutto della carne, è la
sei rimasto umile, incapace di entrare in vera comunione con i nostri fratelli più forti di nuovo a vivere e ci impedisse di riconoscerti nei giganti, per testimoniare che la tua chiesa è senza frontiere, della madre di tutti. Amen. Gesù incontra la madre. Hai redento il mondo. Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. E come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. È carico di emozione, questo incontro, e dona forza al figlio. Riempie così di stupore il nostro cuore. E bene. Raccoglie tutte le lacrime di ogni mamma per i figli non Dio partiti per la guerra, specie bambini soli. Il lamento straziante delle tutti morenti a causa dei rumori prodotti dagli incendi dei lacrime amarissime, vado notte. Attorno a Maria non saremo mai un popolo orfano, mai dimenticati. Come a San Juan Diego, Maria offre anche a noi la carezza della sua consolazione materna. Ho da fare e patire, in unione dei meriti tuoi e del tuo Santissimo Figlio. Ti offro e dedico tu. Impetrami, Signora mia, purità di mente e di corpo, e fa che in questo giorno non faccia cosa che dispiaccia. Portare la sua croce un tale che passava.